Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui, grazie per la partecipazione. Io sono Emma Taveri, mi occupo di Destination Marketing e Innovazione Sociale, sono la CEO di Destination Makers Società Benefit e oggi avrò il grande piacere di curare e moderare questo viaggio, questa scoperta di tre destinazioni italiane che stanno facendo la differenza, stanno innovando processi, prodotti e marketing territoriale. Per introdurre questo viaggio, questa discussione e questi confronti che ci saranno oggi, presenterò brevemente delle slide per introdurre un tema che oggi, molto più di ieri, è importante e sicuramente partendo da quello che sta accadendo. Abbiamo letto, sentito parlare in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, di overtourism, di un turismo sempre più insostenibile, di un turismo che fa male alle destinazioni. Stiamo assistendo costantemente a fenomeni estremi che addirittura mettono a rischio dei territori. Ci potrebbero essere delle destinazioni che non saranno più presenti in futuro, che stanno scomparendo a causa di ciò che sta accadendo al nostro pianeta, sia a livello internazionale che nel nostro paese. E quello che sta accadendo non può passare inosservato, il ruolo delle destinazioni non può essere solo legato all'accoglienza turistica, ma le destinazioni possono avere un ruolo, possono avere un'importanza nel migliorare la situazione attuale. C'è un interessante articolo del New Yorker che parla addirittura del viaggiatore come la versione peggiore di noi stessi e quindi è un estremo ovviamente che rappresenta quanto da un lato il turismo stia diventando sempre più insostenibile, dall'altro quanto a volte i viaggiatori non siano attenti alle destinazioni, non abbiano cura dei luoghi che visitano. E quindi la domanda, a volte è scomodo parlarne, è scomodo dircelo, ma cosa sta accadendo al turismo? Ci sono modi per migliorare il modo di viaggiare? Ci sono modi per migliorare il turismo nelle destinazioni? È interessante in realtà vedere che ci sono anche delle nuove classifiche, dei nuovi modi di raccontare i territori. Questo è un articolo del New York Times, abbastanza recente, che parla di, non parla dei luoghi più belli da vedere, ma parla di 52 destinazioni che stanno facendo la differenza, in cui il viaggiatore non è solo un ospite, il viaggiatore è una persona che può essere parte della soluzione di un problema. Quindi anche le classifiche, anche i media, cominciano a narrare, a raccontare dei territori che stanno contribuendo a migliorare il nostro pianeta e in cui il viaggiatore appunto può contribuire a migliorare questi luoghi. Negli esempi, nei racconti che ascolterete oggi, mi è piaciuto fare questo riferimento nel presentarvi appunto questi racconti, mi piace fare questo riferimento alla differenza fra net zero e net positive. Net zero è un obiettivo che tanti territori si danno oggi di raggiungere le emissioni zero, impatto ambientale zero. Cominciamo anche a sentir parlare di net positive, quindi di territori che non solo si impegnano a raggiungere le emissioni zero, ma che si impegnano ad avere un bilancio positivo, a contribuire a un bilancio positivo, quindi migliorando il proprio impatto sul pianeta. E così un riferimento anche alle destinazioni e quindi come destinazioni possono contribuire a migliorare il nostro pianeta mettendo in atto delle nuove pratiche, delle nuove iniziative che possono contribuire appunto a migliorare il modo di viaggiare. Sicuramente ci sono sempre più report che parlano di viaggio alla scoperta della sostenibilità, di destinazioni che stanno crescendo, attraendo viaggiatori più sostenibili e responsabili e secondo un recente report di Booking.com c'è una crescente ricerca da parte dei viaggiatori di non solo di viaggi sostenibili, destinazioni sostenibili, ma anche di viaggi di significato, viaggio trasformativo, quindi non solo un viaggio inteso come vacanza, ma persone che partono e ricercano delle mete perché sono interessati a quello che sta accadendo in questi territori, quindi non solo alla bellezza ma anche al significato che questi territori portano come contributo al modo di viaggiare. Ci sono delle destinazioni internazionali, questa è una breve carrellata di destinazioni internazionali che su questo stanno investendo molto, attuando delle strategie, ad esempio come il Costa Rica, sulla sostenibilità ambientale, quindi una destinazione che non punta
punta solo all'attrattività turistica, ma punta ad essere un modello di sostenibilità ambientale, riducendo anche il proprio impatto sul pianeta e attraverso questo tipo di strategia riuscendo ad attrarre, a incrementare un arrivo di viaggiatori sostenibili e responsabili, quindi una destinazione che è considerata un modello internazionale di sostenibilità e turismo sostenibile. Mi piace fare un collegamento con un mondo che solitamente non è connesso al turismo, ma penso che sia sempre più importante parlare anche di energia rinnovabile e di destinazioni che si interrogano anche su quello che sta accadendo in termini di risorse e quindi non sono solo territori e mete turistiche, ma anche delle destinazioni e delle organizzazioni come Smart Energy Island che diventano o puntano all'autosufficienza per poter creare un sistema, un modello di accoglienza anche turistica che sia autosufficiente attraverso l'autoproduzione di energia. E questo riferimento deriva appunto da una connessione con Net Zero e Net Positive che porta alcuni territori anche ad interrogarsi sull'impatto del turismo nel consumo delle risorse. Quest'estate abbiamo sentito parlare di mete anche in Italia in cui c'era scarsità di acqua e l'impatto del turismo sicuramente è un impatto su questi territori, ci sono dei territori che stanno cominciando a riflettere anche sul consumo delle risorse. Sempre sulla falsa riga di quello che vi ho detto ora, ci sono addirittura delle nuove destinazioni che puntano ad una connessione tra attrattori creativi, quindi opere, creatività e arte ed energie rinnovabili. Questa è un'iniziativa che si chiama Land Art Generator, faccio un riferimento anche al caso di Peccioli in Italia che ha saputo trasformare un tema ambientale e come in questo caso anche Land Art Generator in una riflessione, quindi destinazioni che costruiscono nuovi attrattori, creano dei nuovi motivi per visitare, ma attraverso la creazione di questi nuovi motivi comunicano anche dei messaggi, l'impatto ambientale, la sostenibilità ambientale, l'energia. Una recente campagna lanciata da Copenaghen incentiva il turista nell'essere più responsabile e sostenibile attraverso dei piccoli reward, quindi dei piccoli premi che premiano appunto i comportamenti sostenibili del turista. E questo è molto importante, una riflessione molto importante perché parliamo appunto tanto di overtourism, parliamo di milioni e milioni di arrivi, di tante persone che hanno ricominciato a viaggiare dopo la pandemia. A volte parliamo sempre più spesso, anzi parliamo del turista come di un nemico in alcuni territori, però ci sono invece anche dei casi, delle destinazioni che si interrogano su come incentivare tutte queste persone, anziché criticarle, incentivarle ad essere più attente, avere più cura e forse può essere questa una soluzione. Questa è una campagna che è stata lanciata di recente dalla città di Copenaghen. Secondo Skift, che è uno dei principali media e analizzatori fra virgolette delle tendenze turistiche, i viaggiatori sono sempre più consapevoli alla ricerca di nuovi stimoli e nuove esperienze e anche appunto, come vi dicevo prima, viaggi densi di significato. E da un lato c'è un incremento di questo tipo di attenzione per anche luoghi che non sono classiche mete turistiche, ma possono offrire un racconto che possa ispirare e cambiare le persone. Dall'altra parte nascono quindi o crescono piattaforme che si occupano di questo, quindi nuovi tour operator, nuove piattaforme, nuove offerte che mettono al centro le persone, l'accessibilità, l'innovazione sociale e portano le persone a scoprire delle mete che non sono classiche mete turistiche ma mete del cambiamento, esperienze di persone che stanno cambiando il mondo, che diventano tra virgolette attrattori turistici. E addirittura ci sono delle mete che puntano su temi molto importanti come quello dell'accessibilità, creando tutta una serie di offerte e attrattori per persone che solitamente non possono viaggiare. Quindi ci sono territori, destinazioni che stanno migliorando il modo di viaggiare, lo fanno sperimentando, lo fanno attraverso un marketing territoriale ad impatto sociale e ci sono poi anche tour operator, piattaforme, turisti che cercano questo tipo di esperienze. Questa è una frase che mi sta molto a cuore perché è un approccio, è un modo di fare le cose ed è un concetto che ci accompagna molto in tutto il lavoro che facciamo con Destination Makers e lo scoprirete anche nelle presentazioni
che seguiranno al mio intervento. Siamo abituati a pensare al turismo in un determinato modo, all'accoglienza in un determinato modo, e ripensando questo modo di fare turismo e di accogliere possiamo contribuire sicuramente a migliorare anche la percezione che si ha dell'overturismo, fra virgolette, di tutte queste persone che viaggiano e scoprono i nostri territori. E ci sono dei luoghi, delle destinazioni, delle persone che questo lo stanno facendo. Chiudo raccontandovi un po' quello che siamo noi, che facciamo noi. Siamo una piccola società di consulenza benefit che si occupa di destinations for good, quindi cerchiamo di contribuire a portare innovazione laddove l'innovazione non viene percepita, a volte non si immagina che ci possa essere. Ci piace lavorare a progetti di engagement delle comunità, progetti di engagement del turista, per far sì che il marketing territoriale possa avere anche un ruolo diverso dalla classica promozione turistica, a comunicare messaggi diversi dalla semplice attrattività e promozione. Prima di introdurre i protagonisti di questo panel, vi racconto brevemente tre campagne che abbiamo provato a focalizzare sul tema destinazione cambiamento. La prima è stata nelle Dolomiti del Veneto, una campagna lanciata dopo la tempesta Vaia, che portava, agganciandoci al tema del turismo trasformativo, le persone a contribuire ad aiutare un territorio dopo una tempesta che ha distrutto il territorio. Abbiamo ottenuto 19.000 candidature da tutto il mondo. La seconda campagna è stata la prima campagna in Italia sullo smart working per un'area marginale del sud Italia, anche la città di Brindisi, dove abbiamo cominciato a riflettere sulla possibilità di attrarre delle persone diverse dal classico turista, quindi nomadi digitali e talenti, in una meta che non è una meta turistica, e Brindisi è diventata una delle 20 destinazioni al mondo scelte da Airbnb per il lavoro da remoto. L'ultima campagna è stata provocatoria sulla necessità di essere più sostenibili e più responsabili, è stata lanciata alla ricerca del peggiore turista del mondo per lanciare una provocazione sulla necessità di parlare di questi temi anche su canali che non fossero i classici canali dedicati alla sostenibilità ambientale, ed è stata scelta dalla RAI per diventare un docu-reality che è andato in onda in 4 puntate su Rai 3. Questi sono 3 esempi di nuovi approcci, nuovi metodi e di tentativi e sperimentazioni legate all'innovazione, che in qualche modo ci piace appunto legare ad un marketing territoriale che può avere un impatto sociale. Ma non sono io la protagonista di questo panel, io sono molto felice di essere qui con 3 persone innanzitutto che stimo e stimiamo molto, 3 persone che nei propri territori, in modi totalmente diversi, stanno facendo la differenza, da una destinazione turistica già affermata come la Val di Sole a una città come Messina che sta puntando sull'innovazione sociale, a un borgo, un comune della Basilicata che sta puntando sul ritorno dei giovani. Sono 3 territori, 3 destinazioni e 3 persone che stanno sperimentando innovazione per contribuire appunto a un modo migliore di viaggiare, di fare destinazione, attraverso 3 buone pratiche che appunto vi racconteranno. Quindi vi presento, e sono molto emozionata, mi fa molto piacere essere qui, perché appunto è bello scoprire che nel nostro paese ci sono buone pratiche, ci sono questo tipo di persone, e fare rete, e penso che portare e comunicare questi territori sia fondamentale affinché sempre più persone e territori possano appunto concepire un nuovo modo di fare turismo e destinazione. E quindi lascio subito la parola a Fabio Sacco, che è il direttore dell'APT Val di Sole, e questo panel sarà un po' poco convenzionale, nel senso che dopo il mio intervento introduttivo ci saranno 3 speech da 15 minuti in formato TEDx, in cui vi racconteranno appunto le loro storie, la loro passione, le loro sperimentazioni e i successi di questi 3 territori che stanno, fra virgolette, cambiando il mondo. Grazie mille, e lascio la parola a Fabio. Grazie, anzitutto grazie Emma per l'invito, per avermi invitato a questo panel. Sono molto contento di essere qui. Mi chiamo appunto Fabio Sacco, sono ligure di nascita, trentino ormai da più di 15 anni per passione e per lavoro, e padre di 2 trentine con una moglie sarda, quindi un bel mix di Italia, di passione e di creatività, speriamo. E di lavoro faccio il destination manager, quindi il direttore di una delle 12 APT in cui il nostro Trentino è organizzato turisticamente, la nostra provincia autonoma, la nostra regione di fatto, perché è una provincia
con tutte le competenze di una regione, è turisticamente organizzata con una DMO provinciale che è la Trentino Marketing, qui c'è anche Elisabetta che è nel pubblico che la rappresenta oggi qui al TTG, e poi 12 APT che sono le DMO locali, quindi i soggetti che hanno un po' in mano le strategie turistiche di ognuna delle valli o delle aree turistiche del Trentino. In questo breve speech, o meglio breve ma intenso, cercherò di raccontarvi un po' come una DMO, come quindi una PT cerca di interpretare la sfida della sostenibilità e alcuni progetti che negli ultimi 8 anni abbiamo portato avanti in Val di Sole. Quindi un piccolo viaggio nel tempo a partire da 8 anni fa, quando abbiamo iniziato un percorso che appunto continua e che sta portando anche a nuovi progetti, da cui anche recentemente una bella collaborazione con Destination Makers. Prima però di raccontarvi questa storia, volevo un attimino darvi la mia interpretazione di quale sia lo spazio di azione di una DMO, quindi nel nostro caso di una PT sul territorio. Uso la metafora di Tolkien, della Terra di Mezzo, del Signore degli Anelli, perché mi sembra molto convincente. Mi piace dire che le DMO si muovono in quella che è un po' una terra di mezzo, perché noi non siamo propriamente pubblici né propriamente privati, non ci rivolgiamo prioritariamente né agli ospiti né agli operatori del territorio, ma un po' a tutte e due, e ci muoviamo in questa area che poi dal punto di vista accademico, universitario, ci chiamavano e ci chiamano organismi di meta management, quindi di gestione di un qualcosa che non ci appartiene, perché le DMO di fatto non hanno asset di proprietà, cioè non è che noi possediamo le risorse del territorio. Cerchiamo di muoverci appunto in questa terra di mezzo, dove gli strumenti sono la facilitazione, l'empowerment, il coinvolgimento, l'attivazione dei processi, l'attivazione della rete, sono attività, azioni a volte soft, non tanto tipicamente che agiscono sulle vere leve infrastrutturali piuttosto che quelle che proprio cambiano le sorti magari di un territorio, ma abbiamo questo ruolo di stare in mezzo e di cercare di far accadere le cose, si usava una frase, setting the stage for the tourist experience, quindi provare un po' a creare il perimetro e la cornice. Per me questa è la singolarità, l'unicità, ed è anche la bellezza e l'amore che ho per il lavoro che faccio, perché in questo è un po' la sua unicità. E in Val di Sole, 8 anni fa, siamo partiti provando a cambiare il ruolo della nostra DMO, perché ci siamo resi conto che, banalizzo, estremizzo, ma un APT, una DMO che si occupasse quasi esclusivamente di promozione, parola abusata, generica, adesso non entriamo in questo filone, se no ci perdiamo, però non fosse più al passo un po' con le sfide dei tempi che viviamo. Allora, grazie a un metodo scientifico, il metodo inventato dal professor Pietro Beritelli dell'Università di San Gallo in Svizzera, abbiamo mappato tutti i flussi turistici del nostro territorio, 190, e abbiamo identificato, diciamo, quelle che vengono chiamate le aree strategiche di business, quindi quali sono gli argomenti, i temi su cui è possibile fare la differenza. E grazie a questo lavoro, un lavoro molto intenso e complesso, si è arrivato a ridefinire un po' il ruolo dell'APT attorno a 3 macro ruoli, la cabina di regia, lo sviluppo del prodotto turistico e anche i contenuti e il supporto alla vendita. Queste sono slide che non ho toccato del 2016, così si vede anche la grafica come poi è andata avanti, ma per far vedere proprio da dove siamo partiti. Uno dei temi che ha fatto emergere questa analisi era la necessità di lavorare sulla mobilità. Noi abbiamo un sistema invernale molto, molto importante, abbiamo 3 ski area, 3 società di impianti molto pesanti che muovono flussi davvero importanti, stiamo parlando di 13.000 posti letto tra alberghiero e extraalberghiero certificato in Val di Sole e oltre 2 milioni di presenze turistiche annue, e quindi un movimento turistico importante in cui l'inverno è più del 55%. Ma fino al 2016 la stragrande maggioranza delle persone andava alla partenza degli impianti o con la propria auto o con un sistema di trasporto organizzato dagli alberghi con dei pulmini che mi piace chiamare modello Mumbai, perché sembrava di essere in India nelle ore di punta, in certe giornate, in certi orari della giornata veramente anche pericoloso muoversi. Abbiamo preso in mano come APT questo tema e abbiamo sviluppato un servizio di mobilità integrata che ha visto nascere negli anni tutte queste linee di mobilità che vedete rappresentate in questa mappa.
Prima c'era qualcosa, ma di queste forse 3 o 4. Oggi abbiamo un servizio che in Trentino, numeri di Trentino Marketing, è quello che trasporta più persone, più di 500.000 di persone ogni inverno. Abbiamo più di 14 linee, insomma una capillarità davvero importante e anche un'interconnessione tra le nostre 3 ski area per permettere alle persone di muoversi. Questo non è un progetto che ha fatto l'APT da sola, ma insieme alle società impianti, agli albergatori, ai comuni e quindi con un grande lavoro di rete e di organizzazione. Nel 2018 è partito un altro progetto invece rivolto ai quelli che chiamiamo, per citare un po' Emma, gli experience makers, quindi i fornitori di esperienze del nostro territorio, perché ci siamo accorti che tipicamente l'APT parlava al 90% con gli alberghi, che va benissimo, è un asset straordinario fondamentale di ogni destinazione, ma il dialogo e l'empowerment nei confronti delle esperienze invece era molto marginale. E quindi abbiamo avviato un percorso di affiancamento, formazione, empowerment che ha portato a lavorare davvero in maniera assidua e strutturata con diversi, tantissimi operatori delle esperienze, lavorando sulla progettazione delle loro esperienze, sul packaging, una formazione sullo storytelling con Luisa Carrada, che è un riferimento a livello nazionale, sulla vendita online, e questo ha portato ad avere un portafoglio di 42 esperienze per primavera, estate, autunno e 26 esperienze invernali che chiamiamo Wow Experience, che sono un po' il portafoglio, il catalogo delle nostre esperienze più vincenti e più significative che offriamo sul territorio. Nel 2019 nasce un altro progetto, qui invece andiamo in una delle nostre ski area, andiamo a Peio, e qui da un articolo di giornale che parlava del fatto che in un ghiacciaio dell'Ortles Cevedale erano state rinvenute delle microplastiche, abbiamo attivato un processo legato appunto all'eliminazione delle plastiche monouso da una ski area e poi da un'intera valle. Nel 2019 siamo stati i primi a avviare questo percorso che si chiama Peio Plastic Free, che ha coinvolto poi società impianti, scuole sci, rifugi e 22 strutture ricettive, ma da questo punto di vista più che del risultato anche importante che c'è stato di comunicazione di questa iniziativa, voglio sottolinearvi l'importanza anche di lavorare su azioni concrete, magari anche ridotte come ambito d'azione, perché abbiamo scelto una ski area che è la più piccola che abbiamo e anche un numero contenuto di operatori, ma con i quali è possibile anche avviare un percorso che poi può servire anche da esempio per altre località, altri operatori, altre destinazioni. E questo è anche un po' il modo in cui lavora la DMO. Non sempre bisogna fare progetti che riguardano il tutto per tutti, anzi quasi mai. Bisogna lavorare, secondo me, con anche quelle che noi chiamiamo le minoranze attive, quindi gruppi di operatori sensibili a dei temi che poi possono anche ispirare gli altri. Questo è stato un po' l'approccio che abbiamo adottato con Peio. 2020, pandemia, l'abbiamo vissuta tutti. Vi cito questo progetto perché è un piccolo orgoglio, nato da una chiacchierata con la nostra responsabile ufficio stampa, Martina Valentini, e alcuni amici e colleghi dell'APT e anche albergatori. E lì abbiamo fatto un'azione più di tipo sociale, un messaggio, diciamo, di gratitudine. Siamo stati la prima destinazione che ha offerto 3 giorni di vacanza a tutti i medici, infermieri, operatori sanitari coinvolti in tutti i centri Covid d'Italia durante la prima ondata della pandemia. Abbiamo chiamato questa operazione Siete la nostra Italia migliore ed è stato straordinario, mi emoziona anche un po' a ripensare a quelle call nel lockdown, quando da questo gruppo, che da cui è nata l'idea, abbiamo lanciato ai nostri operatori e su 140 strutture ricettive della Val di Sole più di 100 hanno subito aderito e noi chiedevamo di offrire il soggiorno, non è che l'APT ha pagato. Noi abbiamo chiesto che le 2 notti per una persona che fosse certificasse con il proprio contratto di lavoro o con un'attestazione di aver lavorato in un ospedale, in un centro Covid durante la prima ondata pandemica, aveva la soggiorno gratuito in una di queste 100 strutture, chiaramente fatto verifica di disponibilità. Abbiamo coinvolto più di 100 strutture e circa 3.000 pernottamenti per 800 prenotazioni. E qui abbiamo coinvolto tutti, medici, infermieri, ma anche operatore sanitario, anche l'inserviente che va, cioè chiunque avesse lavorato chiaramente in quella situazione. Questa è stata un'azione di gratitudine e anche chiaramente un messaggio di sostenibilità più sociale che abbiamo voluto lanciare. Proprio in quei mesi è nata la consapevolezza di guardare oltre. Quindi è nato questo grande laboratorio che si chiama ancora oggi Val di Sole Ritorno al Futuro
e quindi abbiamo deciso di proiettarci al 2035 ragionando su quattro temi integrati. Mi ricorderò sempre questo CDA dicembre 2020 con tutto chiuso, impianti chiusi, alberghi chiusi, non si poteva sciare, e questa presa di consapevolezza anche nata da alcuni sindaci, ha detto guardiamo a fra 15 anni e proviamo a ragionare sui temi. Ed è nato un percorso partecipativo riassunto in questo brevissimo video. Il percorso è durato 2 anni e ha portato a questa bussola che non è il nostro traguardo, ma è lo strumento che ci permette di orientarci verso il futuro. Ora non c'è il tempo di raccontare tutti i contenuti, ma sono 5 spicchi che rappresentano le 5 direzioni in cui vogliamo andare da qui a 15-20 anni. Quindi una Val di Sole a movimento naturale, innovativa per tradizione, sostenibile attraverso le azioni, coesa e collaborativa, stimolante per le menti. E chiaramente, essendo una bussola, è proprio uno strumento di orientamento che il nostro territorio ha per il futuro, che poi ha dato origine a diversi progetti. Noi ogni anno pubblichiamo questo giornale, questo è stato il primo nel 2023, quest'anno dopo un anno abbiamo ripubblicato con gli aggiornamenti dei progetti che nel frattempo sono partiti. Adesso non c'è il tempo di raccontarli tutti, ma è un po' uno stimolo continuativo che noi continuiamo a dare al territorio e la possibilità di mettere a terra poi iniziative che riguardano la mobilità, il prodotto, l'innovazione e anche il progetto che è nato con Destination Makers, che nasce proprio da questa bussola e mette a terra lo spicchio verde, quello della sostenibilità. Non posso svelarvelo, ve lo raccontiamo l'anno prossimo quando saremo partiti e avremo già qualche risultato. Vi dico soltanto una parola su un progetto di ritorno al futuro che abbiamo attivato quest'anno per chiudere, che si chiama Scopri Proteggi Ama, che è il primo progetto turistico destinato ai residenti. Quindi anche una cosa un po' diversa per una DMO, parlare alle persone del posto per ridurre quella distanza tra settore turistico e comunità residente che continuiamo ad avvertire come reale. Il fatto che la nostra comunità spesso senta come alieno il turismo, come un qualcosa che arriva, porta tanto denaro, benessere e ricchezza, ma non è veramente dentro la comunità. Allora anche qua un piccolo segno per iniziare a lavorare in questa direzione con 2 giornate in collaborazione con gli amici della Val di Non, il rafting nel nostro fiume e il kayak sul lago di Santa Giustina in Val di Non, offerti gratuitamente a tutti i residenti delle 2 valli per sperimentare le attività turistiche e avvicinarci un po' tra appunto comunità del residente e turismo. Che cosa abbiamo imparato da questo percorso che continua? Abbiamo imparato che non possiamo agire su tutti i livelli, che è fondamentale come DMO capire quali sono veramente gli spazi dove è possibile agire, dove è possibile incidere per seminare il cambiamento. C'è una zona di controllo che è dove possiamo attivare un progetto, che possiamo misurare e gestiamo come APT. C'è una zona di influenza che riguarda la rete degli operatori, chi segue, quelle minoranze attive e che è determinante perché da soli non facciamo nulla. Ma c'è anche una zona dove non possiamo agire, dove le leve sono in mano ad altri. E dobbiamo fare pace con questo, perché le DMO a volte sono percepite come quei soggetti, anche da noi nel nostro Trentino, il tavolo dove si decidono le sorti del turismo. Non è così, perché ci sono delle aree, delle zone dove le leve sono di altri, e con questo noi dobbiamo serenamente fare pace per essere incisivi nella nostra zona di controllo e nella nostra sfera di influenza. Chiudo con un riferimento autobiografico. Una delle attività che noi proponiamo è la mountain bike. Mi sono appassionato vivendo in Val di Sole, perché come vi dicevo io non sono trentino, e la prima regola quando si inizia a fare mountain bike in montagna, sui sentieri, sui trail, è che se guardi per terra i pedali o la ruota, alla radice successiva sei per terra. L'unico modo per divertirsi
ed andare sulla bici in montagna è guardare a 100 metri avanti. E questa è la filosofia che stiamo cercando di portare avanti in Val di Sole. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, facciamo allora un salto geografico passando dall'estremo nord all'estremo sud. Io sono Giacomo Pinaffo, segretario generale della Fondazione Messina, e il primo ad aver fatto questo salto sono io, perché appunto, come intuirete, sono un veneto, però appunto emigrato al sud. La Fondazione Messina è un ente privato, no profit, del terzo settore, che è nato nel 2010 appunto a Messina con l'obiettivo di promuovere giustizia sociale e sviluppo economico sostenibile nei territori dove agisce. Oggi guida un ampio cluster di economia sociale riconosciuto a livello europeo quale Cluster of Social and Environmental Innovation, che raccoglie in sé un'ampia gamma di attori appunto dell'economia sociale, molto differenziati in termini sia di settori di intervento, perché operiamo nel ricerca e sviluppo tecnologico, educazione e cultura, finanza e via discorrendo, e anche in termini di forme legali. Questa eterogeneità è essenziale per il nostro cluster perché ci permette di appunto adottare un approccio ecosistemico per la rigenerazione dei territori e delle comunità dove operiamo, affrontando quindi in maniera adeguata quello che è la multidimensionalità e la complessità dei temi di povertà e ineguaglianza che ci troviamo ad affrontare. Come vedete, quindi non appare, diciamo così, il termine turismo qui, vedremo però come si interseca con le nostre attività. In tutte le comunità in cui noi andiamo ad operare, in cui siamo chiamati ad operare nel territorio siciliano per ora, un'attività centrale è quella di rigenerazione di un edificio abbandonato o in disuso, che rende innanzitutto visibile il processo di cambiamento che andiamo a portare, che puntiamo a portare nel territorio, e si trasforma poi appunto in quel hub da cui si, diciamo così, dissemina e diffonde quell'approccio e quelle nuove politiche di sviluppo sostenibile che andiamo a realizzare appunto nel territorio. Questi edifici, questi hub, prendono il nome appunto nel nostro cluster di parchi della bellezza e della scienza, i quali hanno quindi delle specifiche finalità. Innanzitutto puntano a essere luoghi di aggregazione delle organizzazioni del territorio già esistenti e di quelle che poi noi anche contribuiamo a sviluppare. Sono centri di promozione di attività di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico per portare nei territori quelle competenze che sono utili poi per combinare transizione ecologica e sviluppo sociale sostenibile. Favoriscono processi di apertura dei territori per riuscire a farli uscire dall'isolamento in cui si trovano, perché parliamo spesso di comunità isolate in aree interne, come vedremo adesso. E inoltre completano e caratterizzano l'offerta culturale ed educativa del territorio con l'obiettivo, oltre che a contrastare la povertà educativa, anche appunto a diventare un territorio attrattivo per un target di turismo esperienziale e culturale. In generale appunto questi hub hanno quindi la funzione di promuovere modelli evoluti di welfare di comunità coinvolgendo le comunità locali e diventare quindi centri di snodo che permettano poi il più ampio processo di metamorfosi territoriale dei contesti in cui operiamo. Vediamo quindi ora quali sono questi hub in cui andiamo ad operare, e quindi le comunità e i parchi che abbiamo contribuito a generare. Ne abbiamo tre nella nostra area principale di intervento, area iniziale di intervento, che è Messina, e sono Forte Petrazza, Capo Peloro, Fondo Saccà. Tre borghi interni, tre borghi, piccoli borghi storici di aree interne della Sicilia, che sono Novara di Sicilia e Roccavaldina nel messinese sempre, e Mirabella in Baccari invece nel catanese. E poi un'isola, che è l'isola di Salina dell'arcipelago delle Eolie. Vediamo quindi brevemente come sono caratterizzati queste aree. Il primo è Capo Peloro. Capo Peloro si trova nell'estrema punta nord-occidentale della Sicilia, dove la Sicilia è più vicina alla Calabria, ed è una delle aree quindi più ricche in termini di biodiversità, sia dell'intero Mediterraneo, e anche ricche di storia, perché appunto è uno dei più importanti nodi delle culture mitologiche classiche lì. Lì quell'area che noi gestiamo ospita un ex poligono di tiro
insieme ad un faro costruito in epoca romana con successive stratificazioni storiche. L'intera area era abbandonata, usata come discarica abusiva e come luogo di spaccio, ed è stata poi presa in gestione appunto dalla fondazione, convertita, rigenerata, e oggi ospita un sito protetto, un sito naturale protetto, nonché un centro di ricerca scientifica e culturale interuniversitario, coinvolgendo l'Università di Messina e l'Università di Reggio Calabria, e un museo di arte contemporanea. E ogni anno è visitato da centinaia di studenti e da centinaia di ospiti che partecipano al festival interculturale che realizziamo ormai da 20 anni in quella zona. Andiamo poi a Forte Petrazza, che è sempre a Messina, in una collina che domina lo stretto di Messina, quindi un paesaggio eccezionale, ed un forte costruito tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Anch'esso era stato abbandonato e occupato dalla criminalità locale. È stato riqualificato ed è la sede oggi della fondazione e delle diverse organizzazioni che fanno parte di quel cluster di economia sociale di cui parlavo prima. Oltre ad essere la sede, ospita anche altre attività, diciamo così, aperte alla comunità, quali un teatro, un osservatorio astronomico, una sala immersiva e un'esposizione di arte contemporanea. E quindi anch'esso è visitato ovviamente da soggetti esterni rispetto appunto al cluster stesso. C'è poi un caso particolare a Messina che è quello di Fondo Sacca. Qui non si parla di un edificio storico o di pregio architettonico, qui si parla di una baraccopoli, perché a Messina è l'unico caso ancora in Italia dove esistono delle vere e proprie baraccopoli, dove ancora più di 2000 famiglie vivono dopo la costruzione a seguito del terremoto del 1908. E qui, come vedete dalle foto, appunto, la situazione è di un elevato grado di appunto svantaggio sociale e ambientale e sanitario anche. Una parte della baraccopoli è stata smantellata da parte della fondazione ed è stata rigenerata trasformandola in un parco urbano e costruendo 6 unità abitative in cui sono state adottate diverse soluzioni di bioedilizia, quindi sono strutture costruite in legno, paglia pressata, con produzione di energia rinnovabile e via discorrendo. Oggi quelle strutture ospitano appunto delle famiglie svantaggiate, nonché dei servizi per la comunità, ed è appunto un sito diventato un'area pilota per diversi anche progetti europei su iniziative di ricerca tecnologica per la resilienza urbana. Uscendo da Messina andiamo negli altri siti delle aree interne. A Mirabella in Baccari, nel Catanese, un palazzo ci è stato donato alla fondazione del XVII secolo, appartenuto alla famiglia dei principi Paternò-Biscari, che erano tra i più importanti a livello regionale. È stato trasformato anch'esso, dopo un lungo processo di ristrutturazione, in un bene comune, propulsore di nuove politiche di sviluppo del territorio. Ospita un museo, una sala polifunzionale, un campo sportivo, stanze per l'ospitalità, ma soprattutto è diventato il centro da cui è stata rigenerata, diciamo così, e rilanciata l'arte tradizionale del pizzo a tombolo, che era la tecnica particolare utilizzata in quel paese, che però ormai stava morendo, ed invece qui si è lavorato per rivisitarla in ottica moderna, coinvolgendo designer per esempio di abiti, per riuscire a integrare e a ridare nuova linfa, nuova vita a questa tecnica. Ancora oltre, andiamo poi a Roccavaldina. Roccavaldina invece è un piccolo borgo storico in cui anche qui abbiamo riqualificato un edificio che non è un edificio diciamo di pregio, si tratta di un'area artigianale, dei capannoni industriali, in cui siamo andati a intervenire realizzando un polo industriale per la produzione di bioplastiche da scarti agroalimentari. Tuttavia appunto l'ingresso della fondazione in quel territorio aveva proprio, riprendendo anche gli esempi di prima, l'obiettivo di rigenerare e creare una politica di sviluppo territoriale più ampia, e quindi abbiamo supportato il comune e molti altri partner locali, territoriali, a riunirsi e a sviluppare assieme un piano strategico di sviluppo sostenibile dell'intera comunità, che puntasse su asse strategici quali il turismo sostenibile, attraverso anche la rigenerazione di altre parti del borgo, la valorizzazione delle filiere enogastronomiche, la transizione energetica, la riqualificazione urbana, l'attrazione di talenti. In questa politica articolata, comunque l'hub, il capannone rigenerato, ha la sua funzione, perché è il centro della comunità energetica che andrà ad alimentare l'intero paese, offre ovviamente nuove opportunità economiche e via discorrendo. E di conseguenza, in questo senso, si vede come comunque la parte, per esempio, anche di turismo sostenibile è stata integrata insieme ad altri elementi, ad altre componenti essenziali per garantire uno sviluppo ecosistemico della comunità.
Stesso processo anche a Novara di Sicilia, un altro piccolo borgo che rientra tra i borghi più belli d'Italia, nella rete dei borghi più belli d'Italia, e anch'esso come Rocca Valdina soffriva ovviamente, essendo area interna, di spopolamento e limitate opportunità economiche per la popolazione locale. E lì appunto alla fondazione è stato donato un complesso immobiliare che deve ancora essere ristrutturato, lì siamo in procinto di avere i lavori, e tuttavia abbiamo comunque operato appunto fin da subito con il comune e con gli altri partner territoriali, con la comunità già esistente, per di nuovo cercare di realizzare una politica di sviluppo complessiva a livello locale. E anche qui abbiamo quindi realizzato un piano strategico che insiste sugli stessi assi che abbiamo visto prima per Rocca Valdina. Oltre a definire i piani, li abbiamo supportato le comunità nel raccogliere i fondi per realizzarli, per cui in entrambi i paesi, sia a Novara che a Rocca Valdina, abbiamo appunto supportato i comuni nell'attrarre i fondi PNRR e altri fondi di rigenerazione del borgo per riuscire poi a realizzare quelle opere di rigenerazione interna, di riqualificazione delle parti storiche, di attivazione di percorsi di turismo sostenibile e quant'altro. E quindi insieme appunto stiamo ancora operando appunto per riuscire a realizzare questi processi di metamorfosi dei territori in senso articolato e complesso appunto. L'ultimo è quello di Salina, un caso molto particolare perché in questo caso invece sì si tratta di una meta turistica già ben conosciuta, mentre le altre che ho individuato molto di meno. È nell'arcipelago delle Oli appunto, e qui due palazzi storici di proprietà di una delle famiglie che avevano fondato il paese di Santa Marina sono stati donati alla fondazione, sempre con l'obiettivo che diventassero appunto centri per la promozione di uno sviluppo appunto sostenibile del territorio, perché comunque si tratta anche qui di un territorio che soffre per alcuni periodi dell'anno appunto di un overtourism che compromette la situazione ovviamente della comunità. Anche qui appunto stanno finalizzando i lavori di ristrutturazione e verranno realizzate sala immersiva, sale per eventi, laboratorio di restauro e riuso, un'area commerciale per la valorizzazione dell'artigianato locale e un'area per l'ospitalità ovviamente anche. E anche qua si sta lavorando ovviamente con la comunità locale e con gli altri paesi che fanno parte dell'isola per riuscire appunto a promuovere politiche di sviluppo sostenibile anche nella gestione turistica. Per esempio stiamo cercando di attrarre fondi europei per proprio il tema di rendere l'isola e quantomeno il settore alberghiero plastic free, in modo appunto da promuovere processi di metamorfosi anche lì territoriale. Concludendo quindi, innanzitutto la creazione dei parchi appunto per noi punta a generare quello che è uno shock esogeno nei territori in cui andiamo, capace con l'obiettivo di modificare le traiettorie di sviluppo di aree, di comunità che sembrerebbero destinati a spopolamento, perdita di persone, perdita di opportunità economiche e quant'altro, e che hanno spesso bisogno quindi di un intervento esterno per riuscire poi a far partire processi interni di trasformazione. I parchi, gli hub comunque, che sono un centro in realtà di diffusione appunto di politiche, realizzano connessioni tra saperi e competenze diverse. Come abbiamo visto, noi coinvolgiamo l'intero cluster che opera su ampi settori, ecco, per realizzare politiche di sviluppo sostenibile sistemiche, quindi non progetti, non singoli progetti, iniziative specifiche, ma in questi territori servono politiche di sviluppo alternative che integrino i diversi ambiti di intervento. E le politiche di sviluppo puntano, tra le altre cose, ovviamente, come abbiamo visto, anche a svelare e rigenerare la bellezza del territorio, che spesso è presente, ma ormai è, diciamo così, stata nascosta da periodi di sottosviluppo, comunque spopolamento, perdita di vantaggio economico e quant'altro, aumentandone così l'attrattività, anche appunto sul fronte del turismo sostenibile e esperienziale. E la funzione turistica quindi coinvolge l'area ampia di intervento, non solo evidentemente il polo su cui andiamo ad operare, e si integra con gli altri assi fondamentali di sviluppo a seconda delle specificità e degli asset locali, quindi all'interno appunto, come dicevo, di una politica di trasformazione più ecosistemica, con un approccio ecosistemico. E anche qui è importante sottolineare come i parchi creano tra loro una rete
di competenze, conoscenze e di connessioni, perché quello che viene sviluppato e imparato in una zona può essere poi riutilizzato in un'altra. Quindi per esempio quello che viene fatto in che è stato fatto a Fondo Sacca, dove si è creato il polo di ricerca tecnologica sullo sviluppo della resilienza urbana, quindi con tutta la ricerca tecnologica sulla costituzione delle comunità energetiche con sistemi di accumulo, produzione, redistribuzione, alternativi, sostenibili e quant'altro, è stato poi trasferito anche in quegli altri borghi storici che magari hanno una maggiore attrattività turistica e che hanno bisogno però anche di quel passaggio di transizione energetica, per esempio, che è essenziale appunto anche per, oltre che per un turismo più sostenibile, in generale per una maggiore sostenibilità dell'intera comunità. E quindi appunto le connessioni sono importanti tra tutti i parchi per promuovere politiche complesse e articolate di sviluppo. Ho concluso. Salve a tutti, buongiorno, a me tocca chiudere questo panel interessantissimo con il mio intervento che ho voluto chiamare Destinazione Fiducia, poi capirete il perché, abbinandolo ovviamente a una parola molto importante che è quella della rivoluzione. Io sono presente il sindaco del comune di Castelsaraceno, un piccolo comune della Basilicata di 1200 abitanti. A differenza dei relatori precedenti che ho visto, insomma, provengono da Genova e lavorano in Trentino e provengono dal Veneto e lavorano a Messina, io nasco a Castelsaraceno in Basilicata, sono lucano, vivo in Basilicata, lavoro in Basilicata e vi spiego anche il perché, e faccio politica da 12 anni, sono il sindaco da 12 anni al terzo mandato. Parto da una premessa, io non parlerò di troppo di numeri, di progetti, di processi, di informazioni. Mi concentrerò su delle parole chiave, perché le parole hanno un valore e hanno un senso e possono così descrivere in questo breve viaggio in cui vi vorrò far immergere quello che noi siamo riusciti a creare in un piccolo comune della Basilicata e delle aree interne. Parto da questa parola che è la rassegnazione. In Italia abbiamo questa mappatura. Circa un quarto della popolazione italiana vive nei piccoli comuni, vive nelle cosiddette aree interne, una fetta importante di 13 milioni di abitanti. Il 70% dei comuni italiani è sotto i 5.000 abitanti, quindi capite benissimo la geografia reale dell'Italia, che è una nazione fatta di piccoli comuni. Sin dall'istituzione della Repubblica, purtroppo lo Stato e le politiche pubbliche hanno concentrato risorse economiche importanti sulle aree urbane, sulle metropoli, andando ovviamente a creare dei meccanismi di sviluppo che hanno favorito delle condizioni di discriminazione tra le aree urbane e le cosiddette aree interne. Questo non è un problema solo meridionale, no? Questo è un problema d'Italia, che va dal Piemonte alla Lombardia, dal Trentino fino alla Sicilia. Quindi si è creato un meccanismo di spopolamento, di abbandono dei territori, di mancanza di opportunità, che ha portato a questo sentimento, che è quello della rassegnazione. La molla che praticamente ha bloccato i processi di cambiamento, di sviluppo, di innovazione e di speranza sono stati legati e racchiudibili in questa parola. La rassegnazione fa perdere la vitalità, la rassegnazione blocca qualsiasi meccanismo di fiducia, quindi genera un sentimento negativo di chi vive determinati territori, con la classica accezione e considerazione che dobbiamo andare per forza via, qui non si può far nulla, dobbiamo emigrare, dobbiamo andare al nord, all'estero, non possiamo fare un investimento, siamo in un'area a fallimento di mercato, come si chiama tecnicamente in economia. Ma il mercato chi lo crea? Chi ha detto che le aree interne siano un luogo a fallimento di mercato dove non si può fare nulla? Dove è scritto che nei piccoli comuni in Italia non si possa fare la rivoluzione? Dove è scritto che necessariamente, ovviamente, il turismo debba essere per forza polarizzato attraverso dei meccanismi indotti? E lì vado alla parola importante.
La rassegnazione in questo schema che vi sto rappresentando è una rassegnazione indotta, che non è decisa dalle comunità locali, non è decisa dai giovani, non è decisa dai cittadini, ma è stata indotta da politiche sbagliate che vanno avanti da 60 anni. Allora in questo quadro ovviamente scatta l'azione politica. Per me la politica, e per chi ovviamente ha avuto la sensibilità di darmi fiducia, è lo strumento per raggiungere un fine, nel senso più alto del termine. La politica è chi è chiamato a rappresentare la Repubblica e le comunità, ha l'onere di servire comunque quel territorio e quella popolazione, ma anche la responsabilità di cambiare. E questo ovviamente bisogna utilizzare anche dei termini forti, no? Le politiche devono essere sovversive, mi piace dire. E guardate, le parole, tante volte magari qualcuno potrebbe storcere il naso, no? La parola sovversione è una parola bellissima. E le parole cambiano, hanno un senso diverso a seconda di come le si guarda, no? Tante volte noi siamo abituati sempre ad avere una narrazione della realtà che praticamente è piena di luoghi comuni, è piena di verità che non sono verità, ma la veritas è un'altra. La veritas è che per spostare praticamente l'equilibrio e generare azioni di cambiamento bisogna fare la rivoluzione. Non a caso qui ho voluto citare una frase di Robespierre, che ai principi della rivoluzione francese, in una discussione anche pubblica, diceva ai cittadini: vorreste una rivoluzione senza rivoluzione? E di lì parte insomma questo viaggio a Castel Saracino. Il metodo, il processo, che è quello legato ad una visione democratica. Le politiche non possono essere applicate e, come dire, imposte ad una comunità locale di sviluppo. In questo caso abbiamo individuato nel turismo, e per questo insomma nel mio intervento parlo di rivoluzione turistica per lo sviluppo delle aree interne dei piccoli comuni, perché noi abbiamo avuto sempre l'ambizione di sperimentare con la nostra azione delle azioni che poi hanno portato anche a dei risultati importanti, che potrebbero essere e possono essere modello replicabile e scalabile anche per altre realtà in Italia, dal nord al sud e viceversa. I numeri parlano chiaro. Avere una visione strategica di sviluppo del territorio significa innanzitutto conoscerne il contesto e conoscerlo praticamente dall'interno, parlare con la comunità, parlare con i giovani. Un sindaco, un amministratore pubblico non può imporre degli investimenti alla comunità locale senza che coprogetta, ne parla, ascolta e dirige poi le risorse dove sono necessarie. Noi in Castel Saraceno abbiamo avuto una visione che ha raccolto ovviamente una grande ambizione, che è quella che vi sto rappresentando, ed è un approccio che guarda alle sfide globali, no? Da un piccolo comune della Basilicata, guardare all'Agenda 2030 o guardare al Patto Mondiale per il Clima 2050 o parlare di strategia di zero waste, rifiuti al 2020, all'epoca parlo del 2012, e far capire alle persone che il processo comunque avviato è un processo che va nella direzione di soddisfare i loro bisogni e non perché il sindaco magari si è sbagliato una mattina e vuole imporre delle politiche. È stato praticamente l'approccio che ovviamente ci ha permesso di generare, con questa parola chiave bellissima, la visione di uno sviluppo possibile del territorio che oggi praticamente portiamo anche qui in fiera al TTG attraverso comunque delle persone che sono di Castel Saraceno. In platea qua ne vedo nove giovani di Castel Saraceno che lavorano nell'ecosistema turistico partecipato. E vado al punto. La visione deve avere inevitabilmente dei metodi per poter applicare sostanzialmente poi le azioni. E questa è l'altra parola su cui noi in questi anni ci siamo lasciati ispirare: l'innovazione. Ci aggiungerei sociale, perché l'innovazione è quell'elemento che in una piccola comunità, anche come la nostra, ma è un laboratorio, un modello, genera sempre anche dei contrasti tra chi vuole una cosa e tra chi non la vuole. Fa paura.
l'innovazione fa paura in Italia e fa paura anche insomma nel piccolo paese, ma la paura è un sentimento positivo, non è negativo in questo caso, perché siamo abituati allo status quo, a far andare tutte le cose come sono sempre andate, a non avere il coraggio di cambiarle per il bene comune ovviamente, e di lì appunto la parola innovazione anche in una decisione pubblica come il sottoscritto è stato chiamato spesso a fare, è una parola bellissima, no? È la parola che sposta l'equilibrio e mette una comunità in condizione di fare un passo in avanti. Certo, ci vuole il tempo e ci vuole lo spazio, ma l'innovazione è la parola che deve ispirare il decisore pubblico nelle sfide globali che attendono l'Italia e i piccoli comuni. Noi a Casestracena abbiamo avuto questa grande forza di essere innovativi e di fare la rivoluzione. Nel 2021 abbiamo inaugurato un grande attrattore turistico che è il ponte tra i due parchi, un'opera di ingegneria unica nel suo genere, che è il ponte tibetano più lungo del mondo, 586 metri di lunghezza, 80 metri di altezza, nella zona più abbandonata di Castelsaraceno, dove nel IX secolo i saraceni, distruggendo comunque le città romane lungo i fiumi, arroccarono il loro castrum, il loro accampamento militare. Quindi noi abbiamo preso una zona abbandonata, spopolata, una discarica, e l'abbiamo fatto diventare la zona su cui far nascere il baricentro del nostro ecosistema turistico. Il più lungo del mondo, in un piccolo comune della Basilicata, dove tutti ci guardavano per dire ma possiamo fare il ponte più lungo del mondo, ci siamo messi praticamente nella condizione di vincere la sfida della competizione, no? All'epoca ricordo la Val di Susa che ne ha uno, ricordo la Zermatt in Svizzera che ne ha un altro, ricordo il Portogallo che ne ha un altro, ricordo praticamente in America ce ne sono tanti. E noi l'abbiamo fatta quella sfida, l'abbiamo vinta solo sia dal punto di vista della realizzazione di un attrattore, ma anche nell'approccio gestionale dello stesso, perché non solo ci è servito per generare un asset strategico, patrimoniale, pubblico, che ha generato comunque ricchezza attraverso comunque un meccanismo finanziariamente sostenibile, attenzione, perché il pubblico deve anche valutare bene gli investimenti che fa. Tante volte i soldi pubblici vanno gestiti bene, non possono essere buttati, devono generare un ritorno di investimento. Quindi ci vuole un approccio manageriale anche nelle decisioni pubbliche. E questo ovviamente noi abbiamo avviato questa apertura di una offerta turistica sull'outdoor, turismo lento, sostenibile, rivolgersi alle famiglie, ai gruppi, agli amanti della natura, in due parchi nazionali, quello del Pollino e dell'Appennino Lucano. Abbiamo aperto un museo. Abbiamo aperto il primo infoshop di destinazione in Italia, un negozio, come mi piace dire a Castelsaraceno, la reception della destinazione, un luogo in cui il brand Castelsaraceno ovviamente viene promo commercializzato e venduto, ma dai cittadini, non dagli esterni. E quindi l'approccio che abbiamo messo in campo, anche innovativo, non è stato solo negli investimenti pubblici, nelle opere pubbliche o nelle azioni, ma anche nei processi o negli approcci. Noi abbiamo sempre praticamente ascoltato la nostra comunità, l'abbiamo presa per mano come si prendono per mano i bambini e l'abbiamo portata verso un cambiamento culturale. Quindi se mi aggancio al concetto di rivoluzione di cui parlavo precedentemente, la prima rivoluzione che noi abbiamo provato a fare è quella culturale, non è quella, è quella senza armi, è quella delle competenze, è quella del sentimento, è quella dell'attaccamento al proprio territorio, è quello delle radici. Quindi la rivoluzione culturale è stata resa possibile grazie all'innovazione. E quindi l'altra parola chiave che ovviamente vi sto insomma sottolineando è partecipazione. La partecipazione è importante, si parla tanto di comunità, 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 ma che significa comunità? Non è che la comunità è solo i residenti in un comune o in un'area metropolitana. La comunità è un luogo, uno spazio indefinito, osmotico, dove le persone che condividono uno stesso obiettivo si mettono insieme per raggiungerlo. Può essere anche di tre persone, no? E quindi io non posso aspettare nelle decisioni pubbliche, che comunque sono sempre di tempo molto limitato perché i fondi europei finiscono, perché il mandato elettorale finisce, perché c'è la paura di guardare comunque anche a fare delle scelte perché poi il meccanismo democratico non ti genera consenso e quindi tu politico non riesci praticamente poi a essere rieletto. Noi non ce ne frega niente.
Noi dobbiamo fare la nostra missione, per cui ci siamo stati chiamati a governare un territorio e a fare praticamente delle azioni che invertono la retorica che i luoghi, i piccoli comuni sono solo un luogo di abbandono e di spopolamento. Noi pensiamo diversamente. Sono un grande laboratorio di innovazione, sono un grande luogo dove è possibile sperimentare delle politiche, dove è possibile anche fare praticamente anche delle realizzazioni di questo tipo e che ci hanno portato dei numeri. Noi abbiamo aperto nel 2021 l'attrattore turistico, abbiamo fatto più di 50.000 ingressi da tutto il mondo, abbiamo avuto più di 150.000 visitatori. Sono nate nel meccanismo di ascolto della comunità e dell'incentivazione anche delle attività private avviate da giovani sul settore dell'ospitalità diffusa. Avevamo 0 bed and breakfast nel 2019, oggi ne abbiamo 16, da 0 a 70 posti letto. Abbiamo 28 attività private attivate da giovani che sono stati incentivati attraverso una detassazione totale, sono stati incentivati attraverso praticamente dei contributi pubblici, sono stati avviati attraverso l'ascolto e praticamente l'azione di convincimento reciproco, che quella era la strada per creare della ricchezza e favorire la permanenza sui territori. E ci sono stati anche dei meccanismi di ritorno. L'approccio della partecipazione è fondamentale in un processo di successo di questo tipo, perché noi proviamo a spostare il centro decisionale dal vertice alla base, in un meccanismo bottom up, come chiamo io, sia dal punto di vista sociale, ma sia dal punto di vista politico, perché noi non possiamo aspettare le decisioni della regione Basilicata o dello Stato per poter capire dove le nostre piccole comunità devono andare. Dobbiamo essere noi i protagonisti del cambiamento e magari stimolare le politiche pubbliche a guardarci, a stimolarci e ad applicare delle decisioni che vanno nella direzione di quello che chiede, che è la domanda del territorio, la domanda di benessere diffuso delle comunità, dei cittadini e delle persone. Quindi mettere l'uomo al centro di un processo politico, non i numeri, non i convegni, non le narrazioni che ormai insomma non sono più allineate alla veritas. E vado ai giovani. La comunità ovviamente è fatta di tante persone, no? Soprattutto anziani in un piccolo comune, in tutti i comuni d'Italia. Noi abbiamo fatto una scelta precisa. Tante volte nei convegni si parla, dobbiamo parlare con i giovani, dobbiamo parlare dei giovani. Io dico che dobbiamo parlare con i giovani, è diverso il concetto. Perché solo parlando con i giovani, che oggi insomma anche dai dati Istat 2024 sono praticamente i protagonisti dell'emigrazione intellettuale più devastante degli ultimi decenni. E quindi come fare a riportare i nostri giovani sul territorio a diventare i protagonisti e praticamente anche i responsabili di una nuova classe dirigente che prende in mano gli investimenti che sono stati fatti e praticamente li governa, parlandone con loro e coinvolgendoli. Noi a Castel Saracino attualmente abbiamo 18 giovani che lavorano nell'ecosistema turistico partecipato, che è gestito totalmente dal pubblico e che ha visto nascere già da qualche settimana una fondazione di partecipazione DMO fondata dal comune, che sarà il modello di governance che noi praticamente abbiamo avviato adesso che abbiamo gli asset strategici per farlo, di mettere il pubblico e il privato sullo stesso tavolo e di decidere insieme quali sono le politiche da fare per il futuro dal punto di vista infrastrutturale, perché deve fare il comune, dal punto di vista dei processi, perché deve fare la DMO, e dal punto di vista del marketing territoriale, e dal punto di vista di avere proprio una applicazione strutturale permanente in cui il pubblico e il privato, l'impresa e il pubblico si possono incontrare per fare decisione insieme. Quindi è molto importante questo ed è molto importante questa parola. Noi ci candidiamo a essere la DMO più giovane d'Italia, abbiamo persone che hanno 25 anni, dai 25 ai 35 anni ai 40 anni, quindi insomma sono tutti giovani, e anche insomma sul privato che praticamente salirà sul board della fondazione. E questo per quale motivo? Per chiudere il mio intervento con quello che ovviamente vi richiama il titolo, che è la parola fiducia. La fiducia è l'opposto della rassegnazione. Destinazione fiducia significa questo: noi dobbiamo restituire ai territori, ai cittadini, la fiducia di guardare al futuro in maniera positiva.
la fiducia di guardare alle istituzioni pubbliche in maniera positiva, la fiducia di essere protagonisti all'interno delle decisioni politiche di una comunità, la fiducia di avere le responsabilità che praticamente un meccanismo generativo deve avere. Quindi ovviamente Castel Saraceno nel suo piccolo sta provando a cambiare il mondo in questo modo e ad essere appunto la destinazione fiducia attraverso una rivoluzione turistica e attraverso ovviamente un'ambizione di poter invertire questo paradigma delle aree interne dei piccoli paesi e poter diventare anche modello replicabile, scalabile in Italia per vincere praticamente le sfide globali che ci attendono da qui al 2030 e da qui al 2050. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, grazie mille. Posso solo dire che è stato molto emozionante ascoltarvi. Posso dire che penso che sia stato uno dei panel più emozionanti della mia vita, perché queste persone hanno portato delle storie reali di persone che stanno provando a fare la differenza e in questo modo stanno portando risultati concreti anche di incremento di turismo responsabile e risultati concreti che dimostrano che si può fare bene nel turismo portando un cambiamento, facendo una rivoluzione e che la rassegnazione può essere appunto superata da esempi di progetti che dall'innovazione sociale al rientro dei giovani alla sostenibilità ambientale ci possono mostrare una nuova via, una nuova strada, un nuovo modo di fare le cose, per non parlare più di overtourismo, comunque farlo in modo più consapevole, cercando di fare del nostro meglio per essere la differenza. E quindi chiudo con una citazione che ci accompagna, diciamo, nel nostro lavoro, che una destinazione non è mai un luogo ma è un nuovo modo di vedere le cose, e aggiungerei, considerando gli interventi che abbiamo ascoltato, di fare le cose. Grazie a tutti e all'anno prossimo.